Allora, le emozioni sono qualcosa che ci rende, come dire, ci dà la misura di quanto noi siamo incapaci in realtà di vivere in maniera impermeabile al mondo, quanto in realtà noi siamo costantemente permeabili alla vita, a quello che succede intorno a noi, agli altri, anche al rapporto con gli altri, come una vicinanza, una comunanza emotiva. Tant'è vero che, per esempio, le emozioni noi impariamo a leggerle sul viso degli altri, non le impariamo sul nostro viso, ma le leggiamo proprio come se fossero libri aperti sui visi degli altri che ci circondano fin dalla prima infanzia. Ecco, l'origine delle emozioni è però un tema affascinantissimo ed è importante discuterne con una neuroscienziata, fra l'altro una neuroscienziata illustrissima come Daniela Perani, che lo studia proprio anche dal punto di vista evolutivo, dell'evoluzione, di come si è evoluto il cervello umano. Ma c'è anche tutta una tematica interessantissima nell'origine filosofica dell'idea delle emozioni, perché non è stato così pacifico. Per molti secoli quello che oggi chiamiamo emozioni sono state passioni, sono state chiamate passioni, quindi con questo marchio incluso di passività, con l'idea che quello che capitava al nostro corpo nel momento in cui qualcosa ci arriva dall'esterno, uno stimolo, ci costringe a reagire anche in maniera inconsapevole, ecco, fosse qualcosa che ci costringe per forza di cose a essere passivi a livello mentale. In realtà, e questo lo stanno proprio oggi certificando anche le analisi neuroscientifiche di come funziona il cervello, ma alcuni filosofi, per esempio Baruch Spinoza, ci sono arrivati per via totalmente speculativa secoli fa. In realtà, noi attraverso le emozioni conosciamo, impariamo a stare nel mondo, impariamo a conoscere il mondo, impariamo delle cose, impariamo a stare con i nostri simili, a vedere il mondo e accresciamo la nostra conoscenza. Quindi non dobbiamo vederle come un orpello, un peso, appunto, che frena in qualche modo la nostra sete di conoscere e il nostro sviluppo mentale, ma come una parte essenziale della nostra crescita e del nostro sviluppo intellettivo e soprattutto della nostra esperienza del vivere, che è un tema che alla filosofia interessa moltissimo.